Eccellenza carissima, prima di lasciare la parola conclusiva all'Arcivescovo, voglio porgerti il mio grazie per quanto hai dato a questa nostra Chiesa ambrosiana e farti il mio augurio. Tu hai parlato della croce gloriosa. Realmente questa espressione contiene in profondità il senso di una missione così importante come quella che stai per assumere nella quinta Chiesa, per impegno e anche per ampiezza e grandezza e popolazione delle nostre 240 diocesi italiane. È un impegno grande. Abbiamo bisogno tutti, in questa fase della storia, che le nostre chiese puntino sull'essenziale, appunto il Cristo della gloria, il glorioso crocifisso, che è il Signore di tutto l'universo e perciò contiene tutti i bisogni, le necessità, i desideri, le aspirazioni, le angosce e le gioie di ognuno degli uomini e delle donne, in particolar modo dei nostri fedeli. Ti auguro di essere appassionato al grande compito di far emergere il fondamento di ogni realtà, che è Cristo, e per questo di affrontare con simpatia critica tutti gli aspetti della realtà. La Madonna ti sarà sempre vicina e così tu potrai essere un suscitatore di speranza, cosa di cui oggi c'è tanto bisogno, quella virtù teologale che Peggy definiva come la virtù bambina capace di sorprendere persino Dio. Cosa possiamo dare alle donne e agli uomini più di questo? Tanti auguri.